Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo vlog disegnato. Ci troviamo precisamente al 15° vlog. Devo dire che è passato veramente parecchio tempo dall'ultimo vlog che avevo fatto e quindi in questo mese un po' particolare, perché chiaramente molti di voi sono in vacanza, ho deciso di fare questo disegno e di pubblicarlo. In realtà questo disegno già l'avevo iniziato da un po', però va bene. Con l'occasione voglio presentarvi anche il personaggio femminile del manga che andremo a fare tutti quanti insieme. Il personaggio femminile è quello che vedete a video, è quello definitivo, perché chi segue la community e Facebook sa benissimo che insomma ci sono stati dei vari tentativi. Ho chiesto anche il vostro parere riguardo ad alcuni disegni. Inizialmente il personaggio aveva una capigliatura completamente diversa, aveva i capelli rossi e aveva uno stile un po' punk, insomma, quindi da un lato era tutta quanta rasata e i capelli poi finivano praticamente dall'altro lato, erano capelli molto corti. Non è piaciuto quasi a nessuno questo look, quindi mi avete consigliato di fare i capelli un po' più lunghi e quindi ho accettato il vostro consiglio. Ho fatto altre modifiche rispetto ai disegni che vi avevo già fatto vedere e questo è il risultato finale. Allora, come si chiama questo personaggio femminile? Si chiama Mitsu, che in giapponese significa acqua, e si dice Mitsu perché voi sapete che i giapponesi c'hanno tutto, devono parlare tipo a culo di gallina, come si suol dire. Comunque va bene. Che ruolo ha Mitsu nella storia di Kodoku? Vi ricordate dove eravamo rimasti con Kodoku? Sappiamo che Kodoku deve fare questo percorso, questo rito di iniziazione, viaggiare nel deserto, trovare un mastodonte e ucciderlo. Praticamente deve strappargli il cuore e mangiarlo, così che l'energia del cuore di Kodoku, del mastodonte, finirà appunto dentro Kodoku e gli farà dono del cuore, perché a quanto sembra lui vive in una stirpe di persone che non hanno un cuore, se lo devono meritare, come si suol dire. Mitsu è praticamente il guardiano del mastodonte, perché come abbiamo detto nello scorso vlog, chi non conosce la storia conviene che si guardi i vlog precedenti, perché praticamente la sto raccontando pezzo per pezzo. Comunque nello scorso vlog vi avevo fatto vedere il mastodonte, vi avevo detto appunto che il mastodonte in realtà è un essere, è un mostro positivo, quindi il termine mostro è un po' nell'accezione giapponese, non in quella occidentale, laddove il mostro è sempre un personaggio negativo. Invece in realtà questo è un essere positivo, perché praticamente dove vive cresce la vegetazione, quindi è un portatore sano di natura, ok? E questo non può che far bene, perché praticamente va a creare delle piccole oasi in questo immenso deserto. Quindi a protezione di questi mastodonti ci sono i guardiani, quindi ogni mastodonte ha il suo guardiano. Il mastodonte che andrà a raggiungere Kodoku avrà Mitsu come guardiano. E infatti qui ancora non si vede, io più avanti farò, vedrete a video che Mitsu praticamente fa come una barriera tra sé e Kodoku, e questo proprio ad indicare che a Kodoku non è permesso entrare, perché Mitsu sa benissimo che Kodoku vuole entrare per ucciderlo, il mastodonte. Che cosa accadrà poi alla fine? Beh, lo scoprirete nel prossimo appuntamento, quindi nel prossimo vlog disegnato. Continuerò a raccontarvi questa storia. Nel frattempo stanno comparendo a video i vostri disegni, sono disegni un po' datati perché questo video l'avrei dovuto far uscire già da parecchio tempo, però insomma mi avete dato l'opportunità, la possibilità di farli vedere e io li faccio vedere molto molto volentieri. Vi dico anche che la prossima settimana uscirà un video particolare che si occuperà del progetto che state vedendo adesso a video, cioè come ho creato il progetto, quindi passando da Paint Tool 6 a Photoshop per fare questo disegno, lo vedrete in un video fatto apposta, e credo che d'ora in poi, ogni volta che farò uscire un vlog, poi mi occuperò in un video successivo di farvi vedere appunto come l'ho progettato, perché soprattutto per voi che disegnate in digitale e che avete intenzione di imparare, insomma, credo che sia importante riuscire a capire le tecniche, no, che sono legate
al disegno digitale. Bene, il video finisce qui. Come sapete, questo disegno ve lo regalo, trovate il link dove scaricarlo, insomma, qui in descrizione. E, prima di concludere, abbiamo un amico che mi ha chiesto di fargli un po' di pubblicità e quindi gli ho dato un po' di spazio, quindi vediamoci in questi 30 secondi che cosa ha da dirci e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Bella a tutti ragazzi, sono LosipCT e in questo video volevo salutare tutti gli iscritti di Marionetta Matta. In poche parole volevo anche presentarmi come un canale che cerca di far vedere le persone. Ho trattato tantissimi video, come tra cui ad esempio le 5 cose che ho di WhatsApp, 10 cose che voi non sapevate, oppure situazioni imbarazzanti. Nei miei video cerco di dare tutto il meglio di me cercando di far vedere le persone. Spero che qualcuno di voi sia incuriosito dalla mia presentazione e vada nel mio canale per vedere se i miei video sono di loro gradimento. Vi invito a lasciare un mi piace a Marionetta Matta. Un saluto a tutti, bella a tutti. Ho deciso di fare un video a parte per farvi vedere i capolavori di Serena, perché veramente sono delle cose eccezionali. Quella è arte figurativa, arte moderna, sono delle cose, dei quadri cubisti, non lo so che cos'è. Vi faccio vedere solo questa foto per farvi, ecco, guardate che cosa ha fatto, un capolavoro. Io sono diventato praticamente in questa foto David Gnomo. Grazie amore, ti amo sempre.